mi scuso perché non ho avuto modo di preparare diapositive. Vabbè, diapositive ad hoc per l'argomento, però degli spunti ce ne sono tantissimi, soprattutto per chi, e qui ne vedo molti tra di noi in sala, ha seguito questa problematica della definizione, sia partiti nei progetti benchmarking con la definizione di attività, no, che svolgono le agenzie. E effettivamente tutto questo poi ha avuto due momenti, che sono stati chiamati all'inizio da Giancarlo, sulla istanza di avere degli elementi di confronto tra le agenzie, nata questa esigenza dal direttore dell'ARPA Toscana, e che si è trasformata in un'ottima opportunità proprio di rivitalizzare quel confronto importante utile per garantire degli elementi di confrontabilità, ma anche degli elementi di conoscenza a tutto il sistema, che è stato questa iniziativa di benchmarking, che tra l'altro la testimonianza è concreta, è ciò che poi ci ha permesso di produrre un'immagine, e direi non troppo superficiale, direi abbastanza centrata, in conferenza nazionale che si è tenuta in aprile, relativamente a che cosa sono le nostre organizzazioni, che cosa fanno, quanto costano anche a livello medio per unità di servizio o prestazione erogata. Allora, tutto questo è ovvio che lì fu presentato in una logica molto ampia, molto di sistema a livello nazionale, ma tutto nasceva già da una ricognizione un po' più puntuale e analitica dei dati che sono stati presentati. Questa ricognizione, perché mi soffermo su questo? Perché in realtà abbiamo visto, lavorandoci, che era possibile, è possibile e sarà, se riponiamo attenzione e impegno, e quindi soprattutto le direzioni generali del sistema delle agenzie che si incontreranno nella nuova ASOARPA, prenderanno come questo momento, un momento fondamentale in cui investire, sarà possibile avere delle informazioni di maggior dettaglio e fare delle analisi innanzitutto su quello che credo che la collettività ci chieda in primo luogo oggi. Cioè, probabilmente è vero, cioè, poi mi soffermerò un attimo su tutta la presentazione le presentazioni che hanno sono svolte nella mattinata, che sono molto interessanti, perché descrivo ovviamente come la creazione e l'erogazione del servizio, che è la cosa per la quale noi viviamo, siamo nati, avviene attraverso un percorso che si chiama processo. In realtà, vabbè, qui anticipo una mia considerazione, in realtà poi anche nei casi specifici che abbiamo visto, la descrizione del processo che arriva all'erogazione del servizio, di fatto è il servizio stesso, nella logica nella quale l'abbiamo inquadrato in quel lavoro fatto 2 anni fa, che appunto è il catalogo dei servizi del sistema agenziale, e che a tutt'oggi è stato utilizzato, forse direi, a quel che mi risulta, anche dalla ricognizione fatta in quell'occasione, non più tardi di 7-8 mesi fa, sostanzialmente da quelle agenzie che hanno partecipato a un gruppo di lavoro in modo più consistente, in modo più condiviso, con scambio di opinioni, con messa a punto delle terminologie e del processo di definizione del servizio. Allora, in realtà, praticamente, avere una forte capacità di raccolta di informazioni di base per arrivare poi a garantire degli elementi di riferimento comuni sui quali tracciare la possibilità di primo confronto, e secondo strumenti che vanno a definire sostanzialmente quali possono essere i costi, gli impegni, i tempi di esecuzione delle attività, l'organizzazione stessa delle attività. Anche se, ripeto, esaminare, a mio avviso, l'erogazione di un servizio attraverso la tecnica del processo è utile, è perfetto, è idoneo, però soprattutto
ad un'analisi di carattere organizzativo gestionale. In realtà ciò che noi dobbiamo in primo luogo presentare, e oggi non è un dobbiamo perché ci impegniamo, perché lo vogliamo fare, perché vogliamo andare, è perché proprio lo dobbiamo fare. Il decreto legislativo 33 del 2013 ci impone sostanzialmente di esporre in modo trasparente queste informazioni. Allora, queste informazioni ci sono, voglio dire, nel senso che non è impossibile, se per esempio andiamo nella nostra realtà dell'Emilia Romagna, sostanzialmente tutto ciò che abbiamo elaborato a livello condiviso, a livello di gruppo di lavoro interagenziale e poi sostanzialmente anche riaffermato con questa iniziativa della primavera che si è così autodefinita come progetto per matchmaking interno, si è tradotto praticamente nella possibilità di esprimere in una forma praticamente sufficientemente condivisa attraverso le agenzie. Come vedete qui, per esempio, l'Emilia Romagna cosa fa? Presenta il catalogo dei servizi erogati da Arco Emilia Romagna, che poi aprirò, che è coerente con il catalogo dei servizi erogati dal sistema agenziale, quello di circa 2 anni fa, diciamo. Allora, se questo è il catalogo dei servizi, se questo, vabbè, vediamo se arriva. Comunque, se questo è il catalogo dei servizi che ovviamente descrivono le cose che noi facciamo, mentre, come già stato detto anche stamattina, le prestazioni sono il come noi facciamo queste cose, sostanzialmente la cosa significativa oggi è vedere se e qual è il livello sostanzialmente di condivisione, dobbiamo vedere questo qua, di condivisione. Sì, questo è quello di 2 anni fa, il livello di condivisione e di utilizzo di questa terminologia, di questa prestazione. Qui abbiamo il servizio a sua volta si compone di prestazioni che sono realizzate attraverso il consumo di attività elementari. Per esempio, esprimere un parere vuol dire fare una serie di attività che vanno da effettuare sopralluogo, effettuare campionamenti, effettuare eventualmente misure analitiche, controlli analitici, chiedere integrazioni, fare altre cose e sicuramente esprimere un rapporto relativamente all'istruttoria sul parere. Allora, tutto questo fa parte ovviamente della composizione della prestazione. Insieme delle prestazioni si aggregano nella erogazione di un servizio. Su questo passaggio, che più o meno ci è visto abbastanza, come dire, omogenei nell'interpretazione, anche oggi l'interpretazione è sostanzialmente coerente con questo modello, di fatto però riscontriamo che non c'è ancora una, non dico totale, ma una concreta condivisione di questo modello di descrizione e quindi di restituzione della nostra attività. Cioè, in realtà, di fronte al, non parliamo sempre di fronte al dirigente regionale, di fronte alla nostra ente di riferimento prevalente che è la regione o i suoi assessorati, i servizi eccetera, che forse neanche loro capiscono bene quando parliamo di questi 49-50 servizi che eroghiamo. Ma al di là di questo, nei confronti del cittadino, come noi ci esprimiamo? Dobbiamo pure avere una metrica attraverso la quale riusciamo sostanzialmente a farci capire e a dire che noi facciamo questo tipo di, abbiamo questo ruolo e questo ruolo lo svolgiamo garantendo loro questi servizi.
questi servizi di fatto devono essere, oggi devono, e non è più un, come dire, una nostra scelta, devono, come vedete poi si può dire, questi servizi vengono fatti in base a che cosa? In base a un, vabbè, adesso qua ci sono problemi, in base ad un repertorio di norme che ne determinano l'effettuazione in termini di frequenze, dimensioni, tipologie e quant'altro, per dire ed indagare sostanzialmente che quasi buona parte, l'80%, il 95% della nostra attività è realizzata in relazione al fatto che ci sono oramai delle normative ambientali molto stringenti che definiscono esse stesse la dimensione e la frequenza con la quale devono essere erogati questi servizi. Il tema poi si sposta sostanzialmente sulla assegnazione a questi servizi dei famosi, per esempio, costi contabilizzati, vediamo se in questo caso sia. Vedete, per noi, così come peraltro è stato esposto in precedenza, i costi contabilizzati dei servizi assicurati dall'ARPA sono i costi diretti e indiretti che sono calcolati, in questo caso con riferimento al bilancio consuntivo 2013, e sono allocati sui diversi servizi in base all'unità di personale full time equivalent impegnate, ad eccezione dei costi direttamente attribuibili, ovviamente da documenti contabili di registrazione, agli specifici servizi. Cioè, cosa vuol dire, come è stato spiegato in precedenza, che per esempio, prendiamo il primo, al monitoraggio, valutazione e previsione della qualità dell'aria rete regionale, che costa, in termini di costi contabilizzati, a pareggio di bilancio nel 2013 in ARPA Emilia Romagna 4.527.316 euro, questi da cosa sono determinati? Dai costi del personale, con impegno diretto del personale, dai costi importanti, diretti, specificatamente attribuibili a quel servizio, che sono i costi di manutenzione delle centraline, le fisse, le mobili, di qualità dell'aria, ai costi correlati di spese di materiali di reagenti dei laboratori che supportano le analisi di laboratorio relativamente a tutte le fasi di processo che assistono il monitoraggio, la valutazione e la previsione della qualità dell'aria, ai costi specifici correlati relativi alle gestioni dei modelli previsionali che fanno e che permettono di garantire la previsione, appunto le mappe di previsione e diffusione degli inquinanti in aria. Quindi costi del personale più tutti questi costi specifici direttamente attribuibili a questo servizio, anche se facenti parte di una dimensione più grande, cioè il laboratorio in quanto tale, la rete dei laboratori dell'Emilia Romagna in quanto tale, che conta 185 full time equivalent, ha un costo che potrebbe essere individuato in, ma la butto lì adesso a memoria, 18 milioni di euro. Qui dentro non ci sono 18 milioni di euro, c'è la quota parte, adesso se questo è un PDF chiuso, ma se lo apriamo ci sono tutti i conti che hanno determinato questo valore, c'è la quota parte dei full time equivalent del laboratorio, la quota parte dei costi del laboratorio, la quota parte dei costi del servizio idrometeoclima che contribuisce alla formulazione delle mappe di previsione, tutte queste quote parti, i costi diretti. Tutto questo, a tutto questo viene aggiunto gli overhead, i costi indiretti, che sono quelli praticamente spalmabili utilizzando il driver principale, o meglio utilizzando il costo, a seconda dei casi, che si è definito prima del completamento con i costi indiretti. Ma tutta questa spiegazione è per dire che secondo me è importante metterci d'accordo e lavorare in termini di benchmark per definire bene e aggiornare continuativamente la terminologia che sta dietro alla definizione di un servizio e la metodologia con la quale consideriamo l'erogazione di questo servizio. Ma è altresì, importante finalizzare tutto questo non tanto per farci conti in casa, per vedere se siamo più o meno bravi, che ovviamente lo dobbiamo fare, dobbiamo ovviamente cercare di migliorare la nostra gestione, e in questo caso l'approccio dei processi è perfetto,
ma dobbiamo farlo perché è importante associare, non è in questo momento che lo andiamo a dire, perché qui la legge ci dice alla sottosezione servizi erogati mi devi dire i costi contabilizzati dei tuoi servizi, bene, e io espongo i costi contabilizzati. In realtà dovremmo, per dare un'informazione più completa al cittadino, arrivare a dire cosa? Questi costi contabilizzati, per esempio prendiamone un altro, 15.268.681 euro per attività, qui vedete da 6 a 4 sono aggregati un certo numero di servizi che comunque sono tutti questi descritti qui, corrispondono alle attività di vigilanza e ispezione effettuate in termini di quelle che noi definiamo in gergo sostanzialmente quasi tutte le agenzie, quelle programmate. Poi avremo anche quelle invece realizzate, queste vedete, a seguito di segnalazioni di inconvenienti ambientali. Allora, per esempio, è importante che noi diciamo al cittadino: costiamo, abbiamo un costo di 15 milioni più altri 5 milioni di euro, 15 milioni per fare la vigilanza del rispetto della normativa ambientale da parte di tutti i soggetti che sono tenuti all'applicazione di metodologie e tecniche impattanti sull'ambiente, e 5 milioni di euro sono quelle invece determinate dal fatto che noi interveniamo sulla base delle vostre segnalazioni per il controllo dello stato di qualità delle matrici ambientali a seguito di una pressione prodotta da un fattore inquinante. Questo ovviamente di per sé al cittadino cosa dice? 15 più 5 fa 20, sì 20, vabbè, potremmo dire 20 su un totale che vedete qua, 20 su in Emilia Romagna, 20 su 72.467.000 euro. Ma non è che dice ancora un granché, se noi questo non lo rapportiamo sostanzialmente alla dimensione di questo servizio. Ecco che dobbiamo avere una terminologia comune per poter esprimere come siamo arrivati a individuare un costo che qui forniamo in termini aggregati, ma che vi ho detto è composto da tutta una serie di passaggi di costruzione di questo costo. Però al cittadino, perché noi spesso parliamo tra di noi, ma dobbiamo pensare che oggi invece dobbiamo rivolgerci al cittadino. Se il cittadino, cittadino ovviamente intendo il cittadino interessato, voluto, poi noi quasi tutti, anche quando ci incontriamo, diciamo lo deve capire anche la signora Maria. Però sostanzialmente a lui interessa sapere se questa spesa, cioè questi soldi suoi, in questo caso ci sarebbe da dire nella vigilanza e ispezione sono tutti soldi suoi, perché sono tutti soldi del contribuente. Nel caso dell'emissione di pareri, che possiamo andare a vedere successivamente, sono praticamente supporto tecnico, no, qua pareri per autorizzazioni ambientali, per esempio in Emilia Romagna, vedete, abbiamo un costo di 8.812.000 euro a fronte dei quali dovremmo essere trasparenti fino in fondo e dire questo è quello che costa l'attività di supporto per l'espressione autorizzatoria dell'istruttoria per parere concesso dall'autorità competente, ma in realtà noi incassiamo da questa attività 2 milioni o 3 milioni e 400 mila euro perché questi pareri vengono pagati. Interessa comunque rapportare questa dimensione di costo all'unità di misura, ancora una volta, perché se noi andiamo a comprare un chilo di arance non è che diciamo spendo 10 euro o 5 euro di arance, di quante arance? Non so, se non vogliamo esprimerle a chilogrammo possiamo al limite, facciamo questo esempio, riusciamo a esprimerle a numero? Accontentiamoci, esprimiamole a numero, ma almeno condividiamo che le esprimiamo a numero. Cioè, uso questo paragone nel senso che probabilmente nella declinazione, poi se ho un attimo ve la faccio vedere, tra processi, servizi, prestazioni, attività, ciascuna delle nostre organizzazioni, che comunque ha già una certa storia alle spalle, ha già dei sistemi di rendicontazione tecnica ed economica, ha una sua metrica. L'importante è che questa metrica abbia un momento di come dire, equivalenza con questa che è stata proposta, più o meno, diciamo più o meno, perché c'è un verbale del Consiglio federale che dice approvato, ma nella realtà dei fatti, se non lo si condivide, non lo si usa, alla fine un prodotto
Possiamo anche dire che è approvato, ma se non lo usiamo non è d'uso, non è sostanzialmente entrato nella nostra vita quotidiana. Allora, facciamo questo, discutiamolo ancora, mettiamolo a punto attraverso l'iniziativa Bonus Smartphone, attraverso le attività del Consiglio federale, ok, ma soprattutto cerchiamo di arrivare ad essere in grado di esprimere questi valori con tutti i perfezionamenti di calcolo che potremo ottenere nel frattempo. L'esperienza di oggi è altresì significativa in questo senso, ma cominciamo a rapportare questi valori alla dimensione delle cose, quindi alla dimensione che possiamo definirla in termini di, in questo caso, pratiche di istruttoria per pareri erogate, che tutti di noi avremo, numero di attività ispettive effettuate con vigilanza e ispezione e quant'altro. Vedete, non a caso vi ho proposto questa tabella, perché qui a questa, guardandola, noi ci siamo detti, vabbè, adesso noi in questa sezione ci chiedono questo, mettiamo questo. In realtà, in altre parti della documentazione, anche nella sezione amministrazione trasparente, credo che sia opportuno mettere elementi, magari la stessa struttura, dove si pongono in evidenza la dimensione del servizio, la qualità del servizio, i tempi di erogazione del servizio e tutte un po' le cose che sono state richiamate questa mattina nel processo che avete ampiamente illustrato e che a Umbria vedete: tempi medi di erogazione dei servizi, tempi di risposta dei servizi erogati da Acqua Emilia Romagna. Allora, ammesso che si apra, ecco, allora qui per esempio abbiamo detto, vedete, abbiamo detto che cosa interessa sapere, non so se si vede, abbiamo detto per esempio, è interessante per noi essere trasparenti e dire, facciamo un esempio, sull'attività di analisi dei campioni effettuata a supporto del sistema di monitoraggio, valutazione e previsione della qualità dell'aria con centraline fisse e mezzi mobili o anche attraverso misure in automatico manuali, inclusa, vedete, l'attività analitica di laboratorio, quindi vuol dire che c'è anche la prestazione laboratoristica che della quale ha senso esprimere un tempo, è praticamente questo, cioè noi abbiamo che sui 1154 campioni analizzati nel 2013 l'ottantesimo percentile, cioè l'80% di questi campioni sono stati conclusi con un rapporto di prova, quindi come scritto qua entra e esce, protocollo in entrata, protocollo in uscita, in 64 giorni. Ora, a questo punto, vedete, 64 giorni, se analizziamo come avete fatto voi, importantissimo, una logica di processo, potremmo vedere che eventualmente quel dato lì è un dato critico, è un punto PCC, un punto critico, per andare a valutare la performance migliorativa all'interno di quel processo che eroga quel servizio lì, quel servizio lì. In realtà stiamo lavorando su una parte del servizio, su una prestazione che è quella lavoratoristica. Allora, qui potrebbe nascere una spia, no? Nel senso che uno potrebbe dire, ma come, ci mettete al massimo 64 giorni, quindi se mettiamo la media verrà fuori 38 giorni, non lo so, per esprimere il dato che serve per il monitoraggio della qualità dell'aria? Ma allora che dati mi date? Che valore hanno le cartine che mi proponete in real time sul web, per esempio, i bollettini giornalieri che date, eccetera? Ecco che c'è la necessità, quando arriviamo a queste espressioni, di essere un po' più organici e dire, bene, guardate, vedete, io quello che abbiamo fatto in modo molto semplice, e dire, guardate, vi stiamo dando i tempi di risposta massimi dell'attività analitica interna di laboratorio a supporto dei servizi. In un'altra parte, e questo sarà un problema ovviamente di costruzione della scaletta delle sottosezioni del famoso sito amministrazione trasparente, no? Perché dovremo avere una possibilità di informare l'utente in modo più integrato, non far sì che l'utente debba andarsi
a trovare tutte le informazioni, come vi sto dicendo io, che noi ovviamente del settore conosciamo benissimo, in questi termini. In altri termini invece i dati sono più secchi, perché se passiamo all'espressione di pareri, che sarà qui sotto, all'espressione di pareri, vedete pareri per autorizzazioni ambientali settoriali AIA, cioè praticamente tutte le attività di autorizzazione alle emissioni, 1034 pratiche tipo gennaio 2013, con una tempistica di 37 giorni al massimo, cioè all'ottantesimo percentile. Vabbè, abbiamo adottato l'ottantesimo percentile perché c'è sempre quella 2, 3, 4, adesso su 1000 magari potrebbero anche essere 30 o 40 pratiche che però sono l'autorizzazione dell'inceneritore di Modena o di Parma, tanto per dire casi che forse voi anche voi conoscete, che ovviamente esulano da questa tempistica, hanno dei processi e dei procedimenti ben più. Allora, chiudendo questo e ritornando invece a presentarvi ciò che forse Luca Martesi vi avrebbe ricordato, è che una proposta che abbiamo formulato come gruppo di lavoro che ha operato sul benchmarking in Assoalpa, proprio all'ufficio di presidenza di Assoalpa, e che probabilmente speriamo venga posta all'attenzione della riunione dell'assemblea che ci sarà mercoledì prossimo, il 17, abbiamo proposto praticamente, fatte tutte le premesse che sono state ampiamente e soprattutto efficacemente illustrate prima da Giancarlo, abbiamo proposto sostanzialmente di fare un'operazione di questo tipo. Cioè, da un lato abbiamo l'attività che dobbiamo svolgere in ambito ISPRA e sistema delle agenzie, Consiglio federale, dall'altro c'è ciò che possiamo fare e dobbiamo fare, secondo me, e secondo noi, anzi credo, come benchmarking. Se qua dobbiamo aggiornare il catalogo dei servizi, definire il contenuto e il livello della prestazione con riferimento alle norme, anche praticamente con gli aggiornamenti ultimi della normativa, avere delle indicazioni, sviluppare un modello di indicatori che ci permettono di dimensionare i servizi LEPTA e comunque praticamente andare un po' a chiudere sostanzialmente la sfera che va a far sì che dalla domanda si generino, cioè dai determinanti generino la domanda alla quale l'agenzia deve rispondere attraverso questi servizi. Ciò che invece dobbiamo fare proprio come agenzie operanti sul territorio è praticamente fare, dal punto di vista delle prestazioni, tutto quello che abbiamo detto stamattina, però condividendo, ma casomai rivedendo il catalogo, eccetera, ma curandone la rilevazione, cioè implementandolo, cioè magari appunto mettendo a posto qualcosa, definendo questa unità di misura che abbiamo detto, che magari non sarà mai perfetta, ma sarà sufficiente a garantirci un linguaggio comune, al quale la rilevazione delle risorse potranno poi essere praticamente associate, e sostanzialmente anche capire come il nostro dimensionamento, le nostre dotazioni organiche, questa è una forte attenzione che abbiamo dalle agenzie del centro e del sud relativamente alla dotazione organica e alle risorse di personale, possa essere poi ragguagliata a degli elementi oggettivi di misurazione della nostra attività. Tutto questo a vantaggio di un, come dire, rapporto che è previsto nella proposta in discussione del decreto, nella proposta di legge in discussione oggi alla Commissione Ambiente del Senato. Perché lì tra l'altro si prevede che sostanzialmente ISPRA, avvalendosi del sistema delle agenzie che saremo noi, deve annualmente redigere un rapporto sulla base dei quali poi praticamente si vanno a verificare il bilanciamento dei finanziamenti, senza entrare in questo momento sulla sfera altresì importante quanto mai di grande attenzione, che è quella del finanziamento del sistema agenziale. Ora, il finanziamento del sistema agenziale, solo due parole su questo. Una vabbè, è una tua,
Comunque il finanziamento del sistema agenziale, poi lo rivedremo in altri casi, si fonda sostanzialmente su tre punti. Ciò che noi dobbiamo fare per garantire questi livelli essenziali di prestazione tecniche ambientali, che ovviamente dovrebbe essere di derivazione nazionale, ciò che in realtà facciamo per garantire una declinazione di questi integrata sul territorio a cui afferiamo, quindi regionale o magari domani sovraregionale, non lo so, e poi invece ciò che noi facciamo, perché comunque siamo delle organizzazioni che, avendo e valorizzando delle competenze, delle strumentazioni, delle capacità, possono essere a disposizione e delle istituzioni pubbliche e del privato per fare da attività laboratoristiche piuttosto che a studi, progetti e quant'altro, commissionati da altri enti, organizzazioni esterne, anche privati cittadini, purché non siano in conflitto di interesse, nel senso che non possiamo fare delle attività che poi siano a vantaggio di soggetti oggetto dei nostri controlli. E mi dà ciò. Grazie.